Amici di Bella Sicilia, guardate, qui abbiamo i colori di Venezia, ma non siamo a Venezia. Ci troviamo in un borgo in provincia di Messina e siamo in compagnia della signora Maria Lipari. Buonasera. Abbiamo gli abiti del carnevale di Venezia, abiti realizzati da lei. Sì, interamente in tutti gli accessori, cappelli, ombrellini, ventagli, tutto, maschere e tutto. Insieme a mio marito li indossiamo al Carnevale di Venezia già da qualche anno. E ce n'è uno invece che sarà indossato nella prossima edizione del Carnevale. Sì, per il 2025 Andiamo a vederlo, andiamo a abbiamo vederlo. preparato, ho preparato la stagione dell'inverno con i colori candidi dell'inverno. Ancora non è stato indossato, speriamo l'anno prossimo di poterla indossare. Vediamo anche l'ombrellino. Ma è una sarta? No, non sono una sarta, mi diletto così per passatempo, per passione. Ma l'arcobaleno è il primo della serie, il primo di tutti. Mentre questo? Quello è pavone, pavoni a Venezia, pavoni veneziani. Questi sono tutti gli ocelli, che sono gli occhi, diciamo, delle piume del pavone, sono tutti ricamati interamente a mano. Come il pavone davanti, la borsettina, tutti i guanti, tutto, e anche i pavoni sul vestito da uomo. Anche i cappelli sono stati fatti Ma da quanto me. tempo ci vuole per Per realizzare? fare una coppia di vestiti ricamati così ci vogliono circa 5-6 mesi pieni di lavoro ininterrotto, continuativo, di precisione, pazienza, ricerca dei materiali, di tutto quello che serve, l'occorrente, le stoffe. Tutto, insomma, 5-6 mesi circa. Infatti quello dell'inverno l'ho finito da poco. Quindi questo sarà quello che indosserà nella prossima edizione del Se Dio Carnevale. vuole, sì. Ha deciso di portare questi abiti qui nella sala polifunzionale del comune di Gualtieri Sicamino per Notte in Festa, il quartiere del gusto. Una manifestazione che sicuramente richiamerà tanti visitatori che queste 3 giornate avranno la possibilità di vedere i suoi lavori. Sì, grazie. Sì, grazie al presidente Comitato. del comitato Nicola Scibilli, al sindaco, insomma, Tutta tutta l'amministrazione l'amministrazione comunale. comunale e a Filippo De Mariano che ha curato la mostra. Mi trovo qui a Gualtieri. Sappiamo che sta già pensando all'abito del 2026. Sì, del 2026, sì, certamente, perché fare degli abiti così colorati è un po' complicato perché bisogna trovare tutti i tessuti, le stoffe, quindi ci vuole molto tempo e quindi già mi sto organizzando per il 2026. Intanto lì c'è l'abito con i colori della Della primavera. primavera, sì. Questi quattro sono le quattro stagioni praticamente, la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Come è stato realizzato Questi questo ci abito? sono circa 1300 fiori di organza e raso, ricamati con perline, sempre tutte fatte a mano, cucite, alcuni sono incollati, anche le rondini, tutto fai da te, come si suol dire. Ah, poi come li conserva? Diciamo che è una casa molto grande e poi sono tipo un po' precisina, quindi ho tutto conservato nelle scatole, i cappelli con i cappelli, i guanti con i guanti, quindi tutto super Facciamo sistemato. vedere il primo abito realizzato in assoluto per Questo è partecipare. l'arcobaleno, con i colori, è stato, richiama i colori dell'arcobaleno, sono tutte foglie, tutte dietro puntate una per una, poi hanno tutte le perline attaccate. Lì vediamo la fotografia. Qui siete A voi e Venezia, lei sì, con qua. suo marito. Sì, qua siamo a Piazza San Marco. Ma cosa ha provato la prima volta a Venezia? Diciamo è stata emozionante la prima volta che siamo andati a Venezia perché non ci aspettavamo l'accoglienza che abbiamo avuto perché ci sono un sacco di fotografi da ogni parte del mondo che ti fotografano e poi tramite i bigliettini che noi lasciamo loro ci mandano tutte le foto a casa poi tramite mail. Quindi abbiamo centinaia e migliaia di foto No. di Venezia. Sì. Bellissimi ricordi. Grazie Allora, noi signora Maria la ringraziamo per aver a mostrato a noi e a tutti i visitatori di Gualtieri Sicamino i colori di Venezia con questi bellissimi Grazie abiti a voi. colorati, ma soprattutto molto molto curati, in tutti i particolari, anche negli accessori. Fateci sapere qual è l'abito che vi è piaciuto di più e scrivete anche nei commenti. Noi
da dove ci state guardando. Noi siamo a Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina, per Notte in Festa, un fine settimana speciale in questo borgo ricco di storia e di tradizioni.